dicevo, se mi si consente il termine, in un mondo sempre più merdoso. Ragazzi, se mi avesse fatto un'intervista su Joyce, sarei stato più felice. Viva Mr. Max. Questo piano presentato al re di Spagna non... ho capito che ci sono gli uccelli, ragazzi, la campagna se no. No, non dico questo nel senso che Mr. Max non sia interessante. Siamo stati interrotti dalla voce del padrone. Tea, che c'è, Tea? Coccia. No, ma chi sti succi cavi? No, ma non è il cane, questo qua. Ho perso anche il filo. Sono una cosa intelligente, forse. Coccia, Tea. Gioia, caccia, Luca. Salutali, vi sta salutando. Ah, salutali, Gioia. Sì, le ho adorate. Sono amici. Ora vattene. Diventi rosso, diventi blu. Sforzi di tenerlo ancora su, non c'è certezza, non c'è speranza, e dopo un po' si ribella la panza, ma che puzza c'è, chissà mai cos'è, è il biribiritero, più lo mandi su, più ti scende giù il biribiritero, se lo fai a me, riderò di te col biribiritero, se lo butti là, girerà di qua il biribiritero. Bonsoir my British chums and welcome to another sassy, gassy and unfortunately not very classy edition of Eurotrash. I believe it was the great minimalist composer Philip Glass who once made the famous observation, quote, if it is well timed and well tempered, even a fart can be a work of art. Poi te le presento io, perché se tu fai un album con canzoni inedite e vendi, tu resti. In questo modo, no, in questo modo scomparirà tutto. Certo. Ed è vero, io sono a 25 anni che canto, giusto? Insieme a me sono nati 25 anni fa tre cantanti. Come mai questi tre cantanti sono scomparsi dalla scena? Perché poi c'è un ricovero. Io fumo, che è una canzone inedita allora e fino ad oggi si sente. Se tu me lo sapessi, la canzone inedita, Dammo Cuore, tanti altri, uno resta se fai cose tue. Brigantone, non vende più, finito come vendita, sì. Finito. Tu neanche lo vedi, te lo mangi proprio, però morirà e resterà per sempre. Se ne parlerà sempre di Brigantone. Vabbè, ma magari io resterò come personaggio, non come canzone. No. Ma che canzone c'è? Tre che ballacche, per esempio, è mia. Oggi 29 giugno è uscito l'ultimo CD di Mr. Max, la canzone di Silvietto, e sta andando molto bene. Lui fa uscire il CD ogni 29 giugno e forse è qualcosa che lui ci tiene, non lo so. Forse è qualcosa per lui che è una festa particolare. Poi San Pietro è il padrone di Modica. Thank you.
buonasera a tutti quanti, grande Massimo, grande Mr. Max, rinnoviamo l'applauso a questo grande artista, che poi più che artista siamo fratelli, non di sangue, ok, ma quasi, quasi. Va bene, noi ci vediamo dopo, mica finisce qui, poi ti chiamerò io. Allora, lui intanto va a mangiare, io vorrei dire tante cose, c'è tantissima gente, questa è la cosa più bella. Eccoci qua, in campagna, nel silenzio dell'origine. Dell'origine? L'origine di tutto. La campagna è l'origine della vita. Di tutto. A me non mi piace sinceramente, però se è l'origine la prendiamo così. Io pensavo che essendo... come dire, la madre della cultura popolare, la campagna, sì, fosse anche alla base delle tue composizioni. Sì, però non mi piace, c'è troppa, troppa tranquillità, c'è un genuino. A me non mi piace. Preferisco Paccio, visto che questa è la madre. Preferisco Paccio. Come l'ho detto, non è necessario. La musica vera e propria è arrivata nel... non come Mr. Max, nell'83. Abbiamo fatto un gruppo che si chiamava Wanted e abbiamo fatto un concorso che si chiamava Passaporto per Sanremo, dove abbiamo vinto. Però poi per andare a Sanremo nei giovani ci volevano i soldi. Dovete pagare voi? Perfetto. Ah, sì. Perché funziona così? Funzionava così adesso, ma penso che funzioni sempre così. Mr. Max ho iniziato a farlo mentre facevo il giovane, in pratica. Come ti è venuta questa ispirazione? Mi è venuto intanto perché mi annoiava a fare un geometra. E niente, ho iniziato così per caso, ero in macchina e c'era la canzone di Luca Carboni, mi ricordo Mare Mare. Sì. Ero in macchina e allora ho cominciato a cantarci di sopra in siciliano. Ma che dai a motocicletta, di terza mano ma perfetta, ci fisciù piena e soprasciata, mi piglio i muschi in affacciata. E allora mi sono fermato, ho preso un foglietto subito, me la sono scritta. Ah, perché no, hai capito che... Sì, questa cosa la devo scrivere, sì. Ma i frena non è su. Quando sono tornato a casa, mi sono fatto io la base e ho cominciato a cantare questa canzone. E niente, da lì poi è nata l'idea di fare una registrazione. L'ho fatta io con un mixerino, un microfono e una piastra. Cioè, non è che sono andato in uno studio. E mi sono buttato perché a me è piaciuto sempre cantare, scrivere pezzi, insomma io a fare il geometra ci stavo per bisogno di soldi. Rimpianto che ho è che sono rimasto ad un punto sono rimasto in un punto fermo, cioè non sono né sconosciuto né conosciuto né molto conosciuto, sono rimasto là. Sì, la gente mi riconosce, ha tutte le canzoni che sono in una serata, ci sono persone di Como, di Varese, mi dicono abbiamo i tuoi CD, abbiamo... Però mi manca quel salto che non so se arriverà mai. Cioè, o vuoi diventare famoso? Vabbè, almeno più... Miliardario? Mister, ogni tanto ti chiedo il capo, penso. Vabbè, mister, un po' non va a mettita, mister, per Federico. Ogni tanto pensa ci mette. Guarda
cantarci magari una canzone sola, perché Matteo se ne va che l'unico. Che canzone ti devo cantare? Una e qual è? Buongiorno, buongiorno. Sono Mr. Max e se non ci credete, non me ne frega un cazzo. Quello se ben ricordo Portone dovrebbe essere uno di quei tre, anche se sono un po' cambiati. Dove sono nato? Quindi l'hai visto tu? Me l'ha fatto vedere mia mamma una volta, ci siamo venuti, mi ha detto tu sei nato, noi abitavamo qua, qua c'era la falegnameria di mio padre e lì c'era il magazzino dove c'era il legname, tutto. Esatto, adesso vendono le bombole. Sì, si chiama faccio subito, Massimo, ma piglia. E mi raccomando, diciamo che di giuvida che di tanto. Non gli spiegavo preciso. Oppure tipo piglia la cerniera, prende la manina, la colla. Mi sa la colla è bellissima, chiederebbe tu. Tu davi una mano pure? Sì, sì, io lo aiutavo. Quindi sì, come una zia. Era familiare. Sì, 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 sì. Perché ogni tanto portava, quando facevo qualche cosa, tipo qualche torta, la faceva sempre assaggiare mio padre. La portavo e gliela dava dalla finestra direttamente. Ah, Don Memmo, c'è pronta. Assaggiassi che torta capisci. Ma mangiavi. Tuo padre? Mio padre è ancora vivo? No, no. Dunque, allora, da premettere che... questo è il mio secondo padre. Ah, sì? Il primo mi è morto che avevo 13 anni. E questo è il mio secondo padre che adesso è morto 3 anni fa. Però devo dire ho vissuto più con lui, col secondo, che non col primo, perché a 13 anni già mi è morto. Beh, però 13 anni sono 13 anni, scusa. Non sì, è che non... puoi non ricordarlo. No, ricordo mio padre, però io lo... mio padre era... era anziano, perché... con mia madre c'erano 30 anni di differenza, quindi io lo ricordo già vecchio mio padre, già anziano.